Siamo Elisabetta e Sebastiano, due viaggiatori che da quasi 8 anni hanno deciso di viaggiare per il mondo via terra, a bordo di un camion camperizzato. Attualmente ci troviamo in Marocco. Più precisamente stiamo attraversando la città di Safi, per scendere verso sud. Voglio spendere 2 parole su Safi. È una città situata sulla costa atlantica ed è nota anche con il nome di Asfi. Questa città ha una lunga storia che risale all'epoca fenicia ed è stata successivamente influenzata dai romani, berberi e arabi nel corso dei secoli. Oggi Safi è famosa per il suo porto, che è uno dei principali porti pescherecci del Marocco. Siamo appena arrivati in questo posto bellissimo, finalmente un po' di relax. Adesso ci troviamo a Sidi Kaouki, siamo nella parte sotto Essaouira. Eli è tornata a fare San Francesco. Così era 3 anni fa in Marocco e così è rimasta. Sta mettendo legge poi Eli. Abbiamo un bel po' di compagnia in camper. È impressionante la quantità di plastica che c'è sulla spiaggia. E poi, essendo vicino a Essaouira, sicuramente con la mareggiata porta tutto qui. Andiamo a farci una passeggiata sull'oceano. Dopo pranzo, oggi giornata relax, dopo tutti i chilometri che abbiamo fatto. La pesca in Marocco è un'importante fonte economica, offrendo una varietà di specie ittiche come sardine, tonni e gamberetti. Il settore contribuisce significativamente alla sicurezza alimentare del paese. Il governo marocchino ha implementato politiche di gestione sostenibile, ma la pesca illegale rimane una sfida. Accordi internazionali consentono l'accesso alle acque marocchine a flotte straniere, apportando benefici finanziari. In breve, la pesca in Marocco è una risorsa vitale con sfide da affrontare per garantirne la sostenibilità. Un risveglio così impagabile. Passeggiata sull'oceano con marea bassa, paesaggi bellissimi, veramente spettacolare. Abbiamo dormito benissimo. Eli sta editando per il video che uscirà questa domenica. Oggi siamo, non mi ricordo neanche che giorno siamo. Bello, non ricordarsi che giorno siamo. E aspettiamo le onde, dovrebbero salire un pochettino con la marea alta. Adesso c'è marea bassa, con la marea alta dovrebbe fare un'ondina un po' più disegnata. Di surfare, però a quanto pare non siamo stati molto fortunati perché sta entrando del vento da sud che sporca un po' il mare, quindi ci stiamo spostando nuovamente verso sud. Nella discesa verso sud siamo arrivati in una zona molto particolare, perché è l'unico posto al mondo dove cresce l'argan. L'argan, noto come l'oro liquido del Marocco, è un albero prezioso che cresce nelle aride regioni del paese. Le sue noci producono un olio ricco di proprietà nutritive e cosmetiche straordinarie. Questo elisir dorato è impiegato non solo in cucina per la sua pregiata qualità culinaria, ma anche nell'industria cosmetica, per le sue virtù idratanti e anti-invecchiamento. Le donne berbere sono le custodi tradizionali della produzione dell'olio di argan, coinvolte in un antico processo di estrazione che richiede pazienza e abilità. Pranzo al volo, primo tagine.
Bene, siamo a Desert Point da ieri, posto che conoscevamo, ci siamo stati parecchio l'altra volta, un posto bellissimo in mezzo agli alberi d'Argan, come vedete alle mie spalle. E come potete immaginare c'è caldo, ci sono 30 gradi. Oggi ho fatto il primo bagno nell'oceano, finalmente delle condizioni per noi praticabili. Sono contento perché ci voleva questo battesimo nell'oceano dopo tanto tempo. Non siamo molto lontani da Agadir e Aurir, dove noi avevamo rifatto tutto il nostro daily dal garage Dorf. E infatti domani penso che andremo in quella direzione, perché dobbiamo fare un carico dell'acqua e qua attorno non ce n'è, quindi dobbiamo andare lì giù. Andremo ad Aurir e vedremo se riusciamo a trovare un meccanico, chiedendo al nostro amico Sama del garage Dorf. Lui fa carrozziere, però sicuramente conosce qualcuno da consigliarci per fare questi lavoretti che abbiamo da fare al camion, perché in questo momento la direzione dell'oceano è sbagliata per questa zona e quindi magari ne approfittiamo per fare qualche lavoretto. Siamo andati a Aurir a fare un po' di spesa, ne abbiamo approfittato perché è un centro ben fornito di quasi tutto. L'unica cosa è che ci siamo resi conto che hanno aperto molti negozietti per i turisti, e una volta entrati ci siamo resi conto che i prezzi effettivamente non erano quelli che conoscevamo o che sappiamo che comunque siano onesti. Per questo motivo abbiamo preso l'indispensabile, però vicino a questo negozietto che state vedendo c'è una pasticceria nel quale noi, durante il periodo che abbiamo fatto la carrozzeria a Liveco, ogni giorno acquistavamo i pasticcini, e sono super onesti. E il fatto che siano super onesti li rende famosi, perché fanno cose buone, prezzi onesti, e il negozietto, la pasticceria, era pieno di gente. Il Marocco, terra ricca di tradizioni millenarie, ospita un tesoro nascosto nei suoi pittoreschi negozietti e laboratori artigianali. Attraversando le vie della città e dei villaggi, si scoprono gli abili artigiani che mantengono vive le antiche tecniche di lavorazione, trasformando materiali come ceramica, cuoio e tessuti in opere d'arte uniche. Questi piccoli tesori, lontani dalla frenesia moderna, svelano la vera essenza del Marocco, un connubio affascinante tra passato e presente. Stiamo aspettando Osama, che è il proprietario di Garage Dorf, dove abbiamo fatto la carrozzeria qualche anno fa, e dobbiamo berci un tè assieme. E poi volevamo chiedergli dove andare per fare qualche lavoretto al camion, che lui sicuramente sa consigliarci bene. Adesso ci stiamo appoggiando a un campeggio perché dobbiamo caricare l'acqua, e qua non è semplice trovarla, e se la trovi te la fanno pagare molto. E quindi abbiamo deciso di andare in campeggio perché così ne approfittiamo per fare un po' di lavatrici e poi andar via domani col carico dell'acqua pieno e stare tranquilli per altre 2 settimane, 10 giorni. Se capitate a Aurir, dovete assolutamente andare in questo negozietto se volete comprare souvenir, perché il ragazzo è molto onesto, i prezzi sono giusti e non sono molto cari. Quelle cose che ho comprato, quindi 2 piatti, 2 ciotole e una scodella, le ho pagate 10 euro. È un buon prezzo comunque. Attani kullu. Jerry, maragabundu.
وكره بكره بكره بك في شارع ناس جرو وانينا كوركنا وبناجس بكو اود بالله هنشيه كده ده من شمش وقار c'è la pasticceria che fa questi milfeuille che sono uno spettacolo. E poi in Marocco la pasticceria è veramente molto economica. Qua abbiamo speso 1 euro per 4 milfeuille più 2 pan au chocolat. Masakin. Udi billahi min kabarongai. Wa min bunduk. Bunduk kharabu shen. Lavatrici fatte. C'è un cappello che tiene in piedi da solo dal sale. Come sono entrato in acqua. Sembra il cappello di Harry Potter. Tiene in piedi da solo. Mi sa che lo fa acqua. E adesso andiamo a vedere la piscina, perché io sono un amante di piscine. E c'è la piscina qua in campeggio, e quindi andiamo a vedere com'è. È strapieno di camper. E lì c'è un super mezzo enorme tedeschi. Dopo magari andiamo a curiosare un po' più da vicino. È enorme. Questi addirittura hanno anche la macchina. Sì, gliel'ho chiesto. C'è scritto non in costume. Non puoi fare surf in piscina. Fredda. Fredda, ghiacciata. Però dai, ci rilassiamo un pochettino, lavatrici fatte. Alla fine per la modica cifra di 9 euro, questo campeggio costa 9 euro, abbiamo fatto il carico dell'acqua. Prima ci hanno chiesto per caricare l'acqua dal benzinaio. 100 litri, 30 dirham. Quindi un po' meno di 3 euro per 100 litri. Noi avendo 400 litri non è proprio il massimo. E quindi conveniva venire in campeggio. Abbiamo fatto le lavatrici, ricarichiamo poi l'acqua, ci rilassiamo e domani invece andremo a fare un po' di lavoretti dal meccanico. Eh sì, perché comunque se consideri che siamo a sud e non è semplice trovare dei rubinetti d'acqua, alla fine conviene venire in campeggio quando bisogna fare le lavatrici, e più o meno costano tutti intorno ai 10 euro, 9 euro. Questo è il prezzo base, senza corrente. Però comunque ci sono campeggi come questo che si ha a disposizione la piscina, le docce, i rubinetti d'acqua per lavare le stoviglie. Comunque sono... cioè, lì si trova un po' dappertutto. Fino a una certa altezza, perché poi andando giù nel deserto, nel Sahara occidentale, non si trovano più campeggi, ce ne sono molto pochi. Però qua, in questa zona qua, è piena, piena di campeggi. Sembra il quartiere dei camion dei pompieri. Il giorno successivo ci siamo rimessi in strada, direzione Agadir. La missione del giorno è di trovare il meccanico consigliato dal nostro amico e far riparare alcune cose di Zinzi per renderla pronta ad affrontare il deserto. Sono le 10 del mattino ed il paese lentamente si anima. La vita qui è molto più lenta e decisamente più rilassata rispetto all'Europa. A differenza della Turchia, il richiamo alla preghiera qua in Marocco lo sentiamo molto meno, forse da quando siamo arrivati giusto 2-3 volte, anche perché vabbè, noi cerchiamo posti in mezzo alla natura, però anche rimanendo in prossimità dei paesi lo si sente di meno. In Turchia era molto più presente. Abbiamo appena visto una cosa stranissima, una signora musulmana con il cane al guinzaglio, perché insomma per la religione islamica il cane viene visto come un'anima impura e quindi non è che gli stiano proprio simpatici, e questa cosa un po' ci ha scioccato. شقاوة فيها الدنيا بالله يا رفيق.